abbiamo ottenuto un buon risultato. Oggi, aspettate, cioè, allora, questa spinta che ci avete dato ci ha consentito di aprire una breccia laddove non riuscivamo ad arrivare. Come voi sapevate, noi avevamo chiesto più di una volta un incontro ormai da tantissimo tempo, da giugno addirittura, per in previsione proprio di questa entrata in vigore del 29 1/4. Ci rimbalzavano. Questa piazza oggi ha aperto la breccia. Siamo stati ricevuti dal capo di gabinetto del ministero e in contatto telefonico con il vice ministro dei trasporti, abbiamo fissato un appuntamento per giovedì, giorno in cui con ogni probabilità noi chiuderemo questa partita. Chiaro è che lo stato di agitazione della categoria rimane aperto. L'attenzione di tutti voi deve essere rivolta alle associazioni, perché noi saremo pronti in qualsiasi secondo durante il giorno 6 a comunicare se ci hanno preso per il culo. Sicuro? Quindi non è sicuro, non è così, perché l'impegno c'è ed è stato forte. L'impegno da parte del Ministero c'è ed è forte. Vi leggo il comunicato che noi siamo per inviare, ma perdonami, siamo per inviare a tutti i media, ed è il seguente: grande manifestazione NCC. Oggi a Roma si è tenuta una grande manifestazione da parte di tutte le associazioni di categoria NCC, rappresentanza di 80.000 operatori e 200.000 addetti. Una delegazione ristretta è stata ricevuta al Ministero dei Trasporti dal capo di gabinetto dottoressa Teresa Di Matteo e dal responsabile dell'osservatorio sindacale Francesco Quarente. La delegazione ha rappresentato le difficoltà della categoria, oggi scesa in piazza da tutta Italia, con lo scopo di sensibilizzare e sollecitare il governo per una soluzione definitiva all'annosa vicenda che rischia di emarginare dal mercato del trasporto persone l'intero comparto del noleggio con conducente. La delegazione è riuscita ad ottenere un incontro sulle specifiche tematiche con il vice ministro Edoardo Rixi, oggi fuori Roma per impegni istituzionali, che raggiunto telefonicamente ha fissato lui stesso l'incontro per il prossimo giovedì 6 dicembre, pur apprezzando l'impegno assunto dal MIT. Tutte le associazioni di categoria mantengono lo stato d'agitazione e qui chiudiamo. Noi oggi termineremo questa manifestazione con un grande applauso a tutti voi. A tutti noi, a tutti noi, a tutti noi, a tutti noi, a tutti noi. Bravo Mauro. Dopodiché, scusate, ma... bravo Mauro. Vai. Dopodiché non abbasseremo la guardia, ma saremo sempre pronti a replicare, stavolta non con solo queste delegazioni, bravo, ma con tutti gli operatori e anche in modo più prepotente se ci prendono in giro. Grazie. Bravo.